Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram, trovate il link qui sotto in descrizione. Dunque, oggi sono qui per parlarvi nuovamente di Avengers Endgame, ma più nello specifico per rivelarvi alcune curiosità che sono uscite finora dai contenuti speciali del Blu-ray. Perché sì, da noi uscirà solamente a ottobre, ma in America è questione ormai di poche settimane, e infatti gli addetti ai lavori e i giornalisti hanno già potuto spulciare a fondo l'edizione home video dell'ultimo film degli Avengers, soprattutto guardando il film col commento audio dei due registi Anthony e Joe Russo. Ma direi di cominciare perché le cose sono parecchie e alcune veramente succose. La scena iniziale con Occhio di Falco e la sua famiglia, mostrata all'inizio di Avengers Endgame, sarebbe invece dovuta essere la scena conclusiva di Infinity War. In fase di montaggio hanno però deciso di spostarla e di far debuttare Occhio di Falco in Endgame. Questo perché secondo me avevano visto l'enorme hype e le enormi domande dei fan che in tutte le uscite dei trailer di Infinity War continuavano a chiedersi dov'è Occhio di Falco, e quindi secondo me hanno preso la palla al balzo, l'hanno spostata in Avengers Endgame e ci hanno tenuto per un anno sospesi a chiederci dove fosse Occhio di Falco, e ci hanno anche fatto una discreta campagna marketing, veramente dei geni. Il messaggio che Tony registra a bordo della Benatar all'inizio della pellicola sarebbe dovuto essere il messaggio con il quale salutava Pepper dopo la sua morte, e questo era anche abbastanza scontato, infatti molti avevano ipotizzato tutto ciò. Ah, e adesso una delle più interessanti secondo me: il professor Hulk doveva già debuttare in Avengers Infinity War. La scena era già stata girata ma è stata poi scartata dopo le prime proiezioni di test perché non aveva convinto il pubblico. In sostanza Bruce Banner doveva trasformarsi nella battaglia del Wakanda mentre si trovava all'interno della Hulkbuster. Per questo motivo sono stati prodotti e messi in commercio diversi giocattoli, tra cui il famoso Funko, in cui si vedeva Hulk uscire dalla Hulkbuster. Praticamente è stata tagliata all'ultimo, e la cosa mi fa girare un pochino le balle, perché secondo me avrebbe dato un minimo di spiegazione in più rispetto a quello che abbiamo avuto in Avengers Endgame, che cioè lui trasformato ha detto ok, ho raggiunto un compromesso, e invece hanno deciso di levarla via. E io mi chiedo chi abbia fatto le proiezioni di test, perché ha fatto levare via un sacco di scene fighissime, tra cui quella del tributo di tutti i Vendicatori a Tony Stark morto, che abbiamo commentato insieme qualche giorno fa. La spiegazione che dà Hulk sui viaggi nel tempo in realtà è stata studiata dai registi insieme a un gruppo di fisici quantistici. In sostanza hanno dichiarato che si sono richiusi all'interno di una stanza ed hanno iniziato a spiegare e formulare ipotesi. Tutte le tute quantiche che vediamo all'interno del film sono realizzate completamente in CGI, non ce n'è neanche una vera. E qui mi sorgono tante domande sempre: ma veramente costa meno prendere degli esperti di computer grafica e fargliele fare interamente in 3D, modellandole sugli attori, piuttosto che creare delle tute vere? Anche perché non è che mi sembravano così complicate, a parte il casco, ma il resto era abbastanza fattibile. I registi hanno poi confermato che il sacrificio di Natasha su Volmir è stato fatto dall'eroina per salvare la sua famiglia, che in questo caso sono gli Avengers, e non per salvare unicamente Clint. Quindi non ci sono sottotrama amorose, non c'è nessuna ship, quindi fangirl della coppia, purtroppo dovete mettervi l'anima in pace. Una delle prime versioni della sceneggiatura prevedeva che tutti gli eroi morti in Infinity War sarebbero dovuti comparire subito dopo lo schiocco di dita di Hulk. Per fortuna poi questa idea è stata scartata e ci hanno portato in sala quella fantastica scena con tutti i portali. E a proposito di portali, il Thanos del passato, quando arrivava nel suo futuro, cioè nel nostro presente, sarebbe dovuto comparire attraverso un portale lanciando sul campo di battaglia la testa mozzata dello Steve Rogers della sua timeline. In sostanza, dopo aver recuperato le particelle Pym da Nebula, il Thanos del passato sarebbe dovuto andare a fare una mattanza generale di tutti gli eroi della sua timeline per poi arrivare nel suo futuro e cercare di uccidere anche i nostri. Ed era una scena veramente fighissima. Perché non l'hanno girata? Volevo vedere la testa di Steve rotolare. I registi hanno confermato che la spada di Thanos è in grado di distruggere lo scudo di Capitan America, perché lo scudo di Capitan America è fatto in vibranio. Il vibranio è il metallo più duro della Terra, ma la spada di Thanos ovviamente non arriva dalla Terra ed è fatta di un materiale ancora più forte. La famosissima scena con Tony Stark che schiocca le dita e dice "io sono Iron Man" è stata girata l'ultimissimo giorno di riprese, durante le riprese aggiunte effettuate a gennaio 2019. I fratelli Russo hanno inoltre spiegato che il potere delle gemme non
non è in grado di riportare in vita chi si è sacrificato per recuperare la gemma dell'anima e che quindi la morte di Natasha è permanente. E a questo punto direi che quindi quella di Tony non lo è, cioè non hanno detto niente, ma a rigor di logica è così. Alla fine del film Bucky sapeva benissimo che Steve non sarebbe poi ritornato, ma questo era anche abbastanza intuibile dalla pellicola. E infine l'ultima, anche questa parecchio interessante, i fratelli Russo hanno spiegato che il finale di Cap con lui che tornava indietro, rimaneva nel passato con Peggy, è stata la prima cosa che hanno deciso prima ancora di lavorare ad Avengers Infinity War. Quindi ragazzi, queste erano soltanto alcune delle piccole curiosità contenute all'interno dei contenuti speciali del Blu-ray di Avengers Endgame. Io vi consiglio di preordinarlo, soprattutto la Steelbook che è molto figa, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se anche voi siete gasati, avreste voluto vedere la scena di Cap decapitato all'interno della pellicola, quindi perché non l'avete girata. Fatemelo sapere con un commentino qui sotto e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!